non sapeva Cristiano Magliaro come avrei dato la relazione, eppure questo disegno che io mi trovo proprio in prima pagina, in cui uno dice però c'è un territorio e quando il territorio conta. Ora, perché è così importante dire quando il territorio conta? L'avete citato a partire dal signor Sindaco che ha parlato lui da primo della crisi, perché lo sappiamo tutti, non sappiamo se ne siamo usciti, se ne usciremo, forse siamo abbastanza a buon punto, forse no, su certe cose sì, su altre no, ma non ne battibandiamo stasera con il progetto. Certamente questa crisi si è posta in modo molto diverso e non è che non ci sia stata altrove, come se c'è stata. Soltanto che la crisi si presenta e si affronta in modo diverso a seconda del tipo di cultura che c'è alla base. Se voi andate in un paese anglosassone, la crisi, come diceva il vostro vicepresidente, per effetto della sua capacità di selezionare le imprese positive o negative, è produttrice di un grande effetto spazzino. Cioè, nella cultura anglosassone, che a noi non piace proprio, è l'occasione di un ritrovamento passato attraverso la morte di certe realtà. La morte di certe realtà vuol dire che è essenziale a qualsiasi sistema economico di tipo capitalistico che là è nato, che alcuni scompare, perché la selezione dei migliori, l'efficienza dei migliori si abbia attraverso la perdita di realtà. Questa è la connotazione, volere o non volere, volenti o nolenti, che contraddistingue il mondo anglosassone. Quando si parla di idea di mercato, e molto spesso la accarezziamo anche noi perché ne percepiamo i benefici, no? Sono entrate tante compagnie telefoniche, quindi i prezzi del mercato della telefonia fissa o mobile si è abbassato rispetto a quelli che sono hanno la mia età, si ricordano quando questa parla telefonata. Non tanti, ma 20 anni fa, insomma, 20 anni fa telefonare forse a Montagnana, o forse non dico urbano, ma sicuramente a Padova, costava pressappoco quanto telefonare a Palermo. E quindi, però, questo tipo di mercato e questa concorrenza, nel momento che si poneva, è tutto fa nei mercati anglo-americani dei morti. Morti non in senso fisico, morti perché le imprese finiscono. In quel sistema c'è che le imprese perché? Perché c'è un sistema che consente alle persone di essere rimesse dal tessuto imprenditoriale di lavoro, il tessuto riassorbe altrove, in altra forma, con degli spostamenti che stanno negli Stati Uniti, per cui uno lavorava in Texas e lavorava nello stato di Washington, un altro lavorava nel New Jersey e lavorava in California, e questo è abbastanza normale. Noi non ammettiamo questo spostamento, che lo consideriamo una emigrazione, no? L'emigrazione degli anni venti, da un lato, e dall'altro riserviamo le istituzioni, perché noi siamo istituzionalisti e quindi la nostra cultura di base ci porta a salvare le istituzioni. Quando un'impresa va male da noi ci preoccupiamo di salvare, e per noi è essenziale, non lo sto criticando, dico che siamo fatti così, dobbiamo conoscerci. I posti di lavoro, interviene il sindaco, interviene il prefetto, interviene il vescovo, tutti quanti chiedono di poter preservare i posti di lavoro, pochi si preoccupano del fatto che quell'impresa sia davvero competitiva e possa stare sul mercato, perché l'importante è preservare l'istituzione. Ecco, questa grande differenza che connota chi ammette la selezione della specie, perdonatemi questo linguaggio simile tratto dalla biologia, e chi prevede invece la continuità del tempo delle istituzioni, segna largamente il modo di affrontare la crisi. Perché di là io non sto facendo il canto e l'inno agli Stati Uniti o al mondo anglosassone, tutt'altro, vi sto fotografando una situazione diversa. Attenzione, non pensiamo che io stia facendo l'inno e basta. No, dico una situazione diversa. Dalla selezione c'è l'occasione del rinnovamento. Alcuni, ahimè, scompaiono, altri si devono riprogettare. Qui cerchiamo di tenere duro fino alla fine, sapendo che abbiamo un capitalismo su base familiare e che la nostra grande forza sono i risparmi delle famiglie su cui poggiamo per poter resistere nei tempi buoni. Ma questi risparmi, paradossalmente, magari qualche volta sono anche negativi. Scusate, è una frase forte questa, non vorrei offendere qualcuno. Servono a sopravvivenza e servono a dare continuità ai figli, però fanno scatenare meno le intelligenze di quanto non possa succedere quando non ci sono questi cuscinetti
sui quali ci si può non adagiare per un motivo sulla quale accaduto può essere venuto. Se pensiamo al modello tedesco, che è un altro modello diverso, anche lì hanno avuto momenti di difficoltà, ma lì c'è un sistema di grande legame da sociale macro-Wirtschaft, da economia sociale di mercato, nell'ambito della quale c'è un legame strettissimo tra imprese e banche, tra imprese e istituzioni, tra banche, tra società diverse che si pongono nel mercato, e questi vanno in Cina insieme, non singolarmente a competere, si legano nelle associazioni, si legano nelle camere di commercio, ci vanno con la loro grossa banca di riferimento e quindi fanno una massa critica per cui, separati tra urbane, canale di Scodosso, tra montagnano, qualche altro paese, non riusciamo a realizzare e non pensiamo di essere diversi dagli altri. Perché questo è un paradiso, ci sono anche in che magari sì, la Val Pantena dice una cosa, ma se disposti nella Valle di Fianco, nella Valle di Negrara o in Val di Lanzi, magari non si va lontano. Allora, questa crisi per noi è più grave perché con maturata una produttività molto bassa dei nostri fattori, questo è il punto. Noi siamo entrati in crisi, è vero, perché la domanda è crollata, ma noi avevamo raggiunto una produttività molto bassa rispetto ad altri paesi, perché un po' con la lira prima, in cui le esortazioni ci aiutavano a non progredire, un po' con la persistenza delle istituzioni del tempo, un po' con il fatto che nel pubblico e nel privato investe, tanto c'era qualche modo di proteggersi, avevamo troppi monopoli e avevamo una protezione monetaria molto forte, non si investiva. Nelle stesse università pochi soldi sono dati alla ricerca, siamo a livello degli ultimi paesi d'Europa, veramente una cosa terribile, lo dico in modo completamente proteggendomi, ma insomma quando penso che al nostro Dipartimento di Economia Aziendale Verona viene dato esattamente tanto quanto per le spese di ricerca, quando viene dato a un professore, siamo in 40, a un professore del Giappone, siamo in 40, dico, mio Dio, siamo fin troppo bravi a fare quello che facciamo, ma non parlo della retribuzione personale, parlo di quello che si può fare per fare ricerca, capite? E questa è la proporzione. Allora, mamma mia, vabbè, quindi non abbiamo creduto e non crediamo, il sistema paese non crede in questo, appena può distogliere le risorse dalla ricerca, la ricerca non produce utili subito, sapete, produce utili nel lungo termine, ma impedisce un paese di cadere nell'agonia e di avere 10 anni di necessità di investimenti per potersi riprendere. Allora, è facile tagliare le sue risorse alla ricerca, perché non se ne accorge nessuno, se non dopo 10-15 anni. Poche opere pubbliche, squilibrio di spesa pubblica e debito, lo sappiamo, non devo insegnarlo io. Beh, qualcuno mi può dire, ma perché ti preoccupi? L'Italia è differente, l'hai detto tu prima, l'Italia ha quel solidarismo delle famiglie, le famiglie che hanno tenuto, grazie a Dio che ci sono, e questo ha impedito di trovarci in condizioni di diversità. E quanto la danno da quest'Italia? Ma dove lo trovi un paese che quando lo percorri attraverso l'aereo vi ha tutti questi centri urbani, questa ricchezza antica, questa bellezza? Dove lo trovi? Io sono arrivato qui e vi assicuro che la prima cosa che ho fatto una foto della vostra palazzina comunale e l'ho mandata a mia moglie perché dico, guardi bene, dove la trovate una bellezza così girando nel mondo? Da nessuna parte. E allora siamo diversi e quindi tutto sommato abbiamo questa visione territoriale, ce la faremo. Calma, è vero, ma bisogna che la pensiamo in modo diverso. Prima, se volete, questi territori si erano affermati anche un po' casualmente, come avviene sempre, sì, per le produzioni che si erano manifestate. Qui la rete immobile, altrove ancora, la rete immobile, basta spostarsi un po' di chilometri a destra, verso Cerea, verso Venaro, lo sapete. D'altra parte la calza, d'altra parte l'orco, insomma non devo farvi io la mappa dei distretti, la conoscete meglio di me. Le industrie erano sorte, c'erano delle vocazioni, delle popolazioni. Ecco, noi che siamo istituzionalisti pensiamo che se c'è un territorio che si contraddistingue per delle vocazioni, beh, quelle vocazioni vadano coltivate, vadano fatte seguire, vadano incitate a essere conseguenti a se stesse, quindi che si debba rilanciare l'arredo, che si debba rilanciare il mobile, perché tanta gente ci aveva lavorato e ne aveva fatto motivo di soddisfazione personale, mi dicono. Può essere, però una cosa mi è chiara, e quando prima diceva sia il vostro vicepresidente, sia il signor Sindaco, parlava delle idee nuove, dico, ma guardate, già nelle parole di loro abbiamo visto la via, e cioè questi terreni, questi territori, sono da
riprogettare, facendo leva su di questo. Ecco perché mi piace molto la locandina, perché qui c'è un territorio che cerca un tempo di identificare delle identità, delle omogeneità, che forse sono più nelle persone che nelle produzioni, prima ancora nelle persone, nel modo di essere, anche in qualche campanilismo, anche in qualche rivalità, ma sono lì. E questo ve lo dico perché in passato si è pensato, e per tutti gli anni passati, si è pensato che la geografia fosse morta, che fare qui o fare là fosse lo stesso, e che ma sì, si poteva andare a produrre il provazio, tutto bene, magari costava pure di meno. E quindi cosa importa? Perché dobbiamo fare le sedie immobili qui quando si possono fare da un'altra parte? In fondo quelli ci uccidono. Guardate, se fosse così, e questo sembra talmente vero, talmente provato, da quello che sembra essere l'esperienza degli ultimi 10-20 anni, no? Di questa concorrenza spietata del mondo dove il costo del lavoro è molto basso, dove le condizioni di vita non sono certo ancora le nostre, e nonostante noi siamo in crisi. Beh, se fosse così, non si spiegherebbe perché nei luoghi più alti e più costosi del mondo ci sia un brulichio e una crescita di popolazione e di accentramento di risorse che è spaventoso. E allora, per non parlare dell'Italia, di essere politico corretto, parlo di San Francisco, parlo di Seattle, parlo di New York. Ma mi volete voi spiegare per quale motivo, se un programmatore informatico costa poco più di 35.000 dollari all'anno in India, ne costa 170.000 in California o a New York, la Apple si trova a Cupertino e non si trova in India? Perché se ragionassimo con il ragionamento di prima, che si va dove tutto costa meno, io dovrei poter pensare che improvvisamente in Pakistan, in India, in Cina, in questi posti, si trovano le maggiori imprese, e si trovano le maggiori imprese, ma la testa pensante non sta là. E ci sono coloro che sono disposti a pagare 170.000 euro a un programmatore informatico che sta a Cupertino, che sta a New York, che sta a Seattle, che è un paese che sta crescendo nel passato di Washington, adesso è famoso perché c'era quella poverina che è rimasta circolare. Quella dell'omicidio, ma no, passava il nostro, quindi tutti quanti si è pensato, quindi molti l'hanno conosciuto per questo, ma ha trovato uno sviluppo che è veramente spaventoso. Convergenza, uniformazione, per motivi, la risposta è uno solo, i territori comuni. Questo. Avete scritto qua. Allora, il successo di un'impresa. Ecco perché rivolgono solo gli imprenditori, ma tutta la popolazione, i politici, coloro che si occupano del bene comune, occupandosi della gestione della cosa pubblica. Il successo di un'impresa, di una città, non dipende solo da che cosa? Dalla qualità dei suoi lavoratori, ma anche dall'ecosistema che viene progettato per starci. Cioè, perché uno va a stare lì o va a stare là? Non sono le città una mera concentrazione di individui, ci sono città che muoiono, tutti muoiono. Vedete, l'idea sociologica, ma economica, io non voglio fare una, non sono un sociologo, non sono in grado di darmi, però apprendo che le realtà cittadine, ma le realtà territoriali estese, perché so che c'è magari qualche disparità con montagnani, qualche rivalità istituzionale, ma ci sta. Però se contate, montagnano che fa 10.000 abitanti, voi ve ne fate 5.000, urbano ve ne fate 2.000, e qualche altro paese abbiamo 30.000 abitanti, quindi poco più di una cittadina. Allora, non sono concentrazioni di individui, poi il nostro territorio è molto frazionato, ecco perché vi dicevo passateci sopra con l'aereo, se siete su un aereo guardate giù. Se passate in Francia non vedete nulla, voi vedete campagna, 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 città. Hanno presto loro a gestirsi la logistica. Non è come da noi che abbiamo bisogno di una logistica molto frazionata e differenziata perché abbiamo l'azienda più, l'azienda là, hanno delle concentrazioni localizzate e poi mezzo campo che passa. Che siano poi coltivati in un modo e in un altro, non c'è nulla. Lo stesso in Inghilterra. Pecore, 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 pecore e Londra. Manchester, Bristol, basta.
Non parliamo degli Stati Uniti, ma noi siamo diversi da una cosa. Questo ambiente complesso che è nostro è un ambiente che è potenzialmente ricco di interrelazioni sociali. Se siete qui questa sera a sentire un povero Cristo che parla come me, vuol dire che ci sono delle interrelazioni sociali, perché loro sono bravi a coinvolgere. Perché voi avete fatto una scommessa di venire, non sapevate se magari vi annoiavate, magari vi state accantando. E quindi queste interrelazioni possono favorire o sfavorire la crescita. E infatti voi andate in un luogo perché ci sono delle opportunità. Sì, di lavoro, certo, ma a parità di altre opportunità di lavoro, i giovani scelgono il posto dove vogliono andare. Il problema che cosa sta? Sta nella capacità di attrarre dei lavoratori creativi. Ma perché attrarre dei lavoratori creativi che non abbiamo niente? Adesso cerco di spiegarlo. Qui dobbiamo guardare fuori, non dobbiamo guardare fuori perché adesso ci siamo innamorati del mito americano o di qualche altra cosa, ma perché, come sempre, nella vita magari c'è qualcuno che l'ha già fatto e allora è inutile chiudersi gli occhi, non vedere cosa hanno fatto gli altri. Vi faccio degli esempi di società molto avanzate, ma altri che stanno ripercorrendo una strada e a confronto a noi sono nel bar, stanno venendo fuori molto bene. Allora, primo, certo che parlare degli Stati Uniti è importante perché. Perché non bisogna essere dei grandi economisti. Fate il viaggio negli Stati Uniti e vedete che là avvengono le cose prima di quanto non avvengono. Quindi basta, è sempre successo, non deve fare tante polemiche. Andate a vedere cosa sta succedendo là, come i territori si stanno caratterizzando. Ma ragazzi, prima di 25-30 anni fa, Cupertino non c'era niente. Nella Napa Valley non c'era niente. Fateci un giro, c'era il deserto. Nella Napa Valley, che oggi è una delle principali vallate per la produzione di vino alla faccia delle valli nostre, di Soave, di Negrado, di tutte quante, va bene, qui e anche del vostro vino, perché anche qui ne producete, vino, no? Non c'era niente, c'era solo deserto. E acqua. Guarda un po' che col deserto e l'acqua hanno creato un ambiente che era funzionale alla luce della terra per inventarsi questa cosa. È tra le migliori produzioni di vino oggi dell'America, quella dell'Alto Verde. Andate a vedere come fanno, ma non ve lo dico, se no non perdo tempo. E quindi si insiedono le persone. Quindi non faccio esempi solo nel software, nell'hardware, nella Silicon Valley, ma anche la Silicon Valley non c'è. La Valle del Silicio non è che lì che fossero le piantine di silicio. No. Lì c'è stata una progettazione in cui perché? Perché lì c'erano tra le università più intelligenti, più danarose, che facevano più ricerca, che avevano voglia di sperimentare alcuni esperimenti di laboratori che potevano essere fatti in loro. E quindi era un mondo sfruttato, come un serra, favorevole per fare queste cose. Ed è lì che sono nate non solo gli studi, ma le esperienze concrete di chi si piantava lì, come per i vostri mobili, per le vostre sedi, ma con una differenza. Che voi avete fatto, noi l'abbiamo fatto in passato per l'artigianato, ma hanno fatto per lavoratori e dato contenuto intellettuale. E dice, ma perché vuoi disprezzare l'artigianato? Ma no, fermo, un attimo, adesso vi spiego. Ma questo tipo di cambiamento c'è anche in popoli che si affacciano allo sviluppo, perché voi potete andare anche nei popoli dell'est europeo, quelli più vicini a noi, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, dove caspita vivono lo stesso regime del regime sovietico, quindi non è che si divertissero proprio tanto, non avevano un'idea di paese, eppure hanno capito che devono lavorare sul territorio. Voi andate in Estonia, andate in Lettonia, andate in Lituania, ma trovate i taxisti che parlano tutti inglese, con i quali sui taxi potete pagare con le carte di credito e non vi dicono, ma no, aspetta, non funziona, forse oggi non funziona. No, ma solo per cifre grandi, sa, c'è la commissione. Non sono capace di interagire con uno straniero, vaghetti, perché io l'inglese non lo so. Ma no, i giovani sanno tutti perfettamente l'inglese. Voi mi direte, sì, ma perché loro non hanno una lingua forte, allora non hanno i figli devono vedere l'inglese, sì, capito? No, infatti, loro lo sanno, io no. Questa è la situazione. Allora, andate in Tunisia. In Marocco, in questi paesi, anche in Tunisia, dove ci sono delle povertà spaventose, una sporcizia spaventosa, e nonostante le povertà
la gente che sta male, che muore di fame, il governo investe in tecnologie intorno a Tunisi e sembrano delle cittadelle con degli investimenti pazzeschi. Ma perché? Perché tutto questo? Perché vogliono fare i furbi? No. Perché passare da un'economia fondata dalla produzione di beni materiali a un'economia della conoscenza e il capitale umano fondato sull'istruzione, sulla creatività, sull'inventiva, paga. Paga. E paga per un motivo. Perché nel processo di globalizzazione, quale abbiamo noi visto, no? Abbiamo sentito parlare nel mondo, e di progresso tecnologico, ha generato per tutti due cose. Primo, e purtroppo l'abbiamo sperimentato, ecco l'insuccesso di tante realtà qui, trasformano i beni materiali in beni a poco costo. Perché è chiaro che se io posso comprare una camicia a un euro in Cina, insomma, magari fatta male, ma magari con 2 euro, con 3 euro, con 5 euro, con 10 la fanno bene. Ah, dici sì, ma la camicia però, sai, ha una serie diversa, ma non lo sapevo. Però, sì. Allora, la globalizzazione e il progresso tecnologico abbassano il costo dei beni. Noi comparativamente compriamo dei beni a dei prezzi che sono largamente inferiori a quelli a cui li compravamo una volta. Ci sembra, ma pensate anche a un telefonino. Un telefonino non è solo un telefonino, quello lo compriamo a 25 euro. Questo ti fa da computer, da televisore, da mail, da tutto. Ah, dice, ma allora cosa dici? La sedia? Sì, dico che trasformiamo i beni materiali in beni a buon mercato. Due, innalziamo il ritorno economico del capitale umano. Perché il capitale umano impegnato nel produrre certi beni ha un ritorno economico, redditività, non sto parlando di fumo, di discorsi sociologici, sto parlando di redditività. Molto maggiore di quello che aveva facendo altre cose. Sì, ma stai parlando di questo, però fermi, non sto parlando solo delle camicie, sto parlando anche dei telefonini, perché dei 635 euro che costava questo iPhone 5, che viene pensato totalmente là dove il capitale umano è ricco, e cioè a Cupertino, e cioè nella Silicon, ma non viene prodotto neanche un pezzo della Silicon Valley, viene prodotto in un altro territorio dove qualcuno ha capito che non aveva le teste per fare un impianto, l'errore che ha fatto il nostro studio, che voleva fare l'insediamento industriale senza avere il capitale umano sufficiente per farlo. Bisogna differenziarsi, bisogna riconoscerli, certo lo dovete migliorare, cosa fare? A scienze, hanno fatto degli stamenti produttivi di alta tecnologia per i quali ogni secondo, mentre parlo ne sono passati 5, esce un container di queste cose. Ogni secondo, dunque, misurate, in un minuto sono 60 container. Ce ne stanno di questi oggettini qui, in quei 60 container, eh? Vi rendete conto della capacità? Voi, certo, ma col costo manodopera, sì. Adesso vi do un'informazione che non avete. Che il 65% del valore del costo, del prezzo di questo, non si fa scendere. No? Si fa più rapido. Perché? Perché la progettazione è là. Il valore aggiunto è tutto là. Laddove? Laddove c'è un territorio bellissimo. Perché voi se ci andate, ed immaginate un territorio arido, brutto, bruno, trovate un ambiente bello, ridente, con delle case nelle quali i giovani hanno voglia di stare, con attività intellettuali e di offerta belle, con degli alberi, con delle palazzine basse, sembra casale di Skodowski. Sembra casale di Skodowski. E voi avete una casa comunale così bella, facile. E l'hanno coltivato questo. E nel coltivarlo questo, hanno pensato che lì dovessero essere prodotto cosa? La manifattura avanzata, la tecnologia dell'informatica, ma altri pensano ad altre cose, non c'è solo la progettazione, ci sono anche altri aspetti, le biotecnologie, l'IT del settore medico che si possono immaginare, la robotica, se ne possono immaginare la progettazione dei vostri mobili, per esempio,
La scienza dei nuovi materiali, chi ha mai detto che devono essere fatti bene i nuovi? No, le nanotecnologie, la riprogettazione dell'ambiente, la capacità, cioè, di creare dei prodotti non replicabili, per cui c'è la guerra tra l'Apple e la Samsung, non è difesa. Che ha solo il 35% del valore aggiunto, e dove hai fatto investimenti in capitale umano. E chi ha progettato quei territori ha capito che per portare i cervelli americani dovevi fare trovare un posto dove stesso, se no non ci stanno. Bello, scusate, bello, accogliente, portatore di relazioni sociali, di relazioni intellettuali. E studi economici ci dicono che più le imprese innovative, più alti sono i salari dei dipendenti. O meglio, ma non solo questa cosa è importante per quelli che lavorano lì, ma questa cosa è importante anche per chi non lavora lì. Perché? Perché un errore e una tentazione, noi che siamo istituzionalisti, che vogliamo preservare le cose come sono, lo dico in positivo, che possiamo salvare le nostre istituzioni, usque morte, ma con la forza, con l'orgoglio le salviamo anche le nostre imprese, no? Pensate a questo fenomeno sociale, i vescovi che intervengono nei confronti degli imprenditori per cercare di salvare le aziende. Ok? Cosa vuol dire questo? Vuol dire che salviamo l'istituzione. Allora uno dice, ma allora io vado a fare degli interventi dove? Nel settore, in altri servizi che sono però vicini alle persone, oltre a chi in America succede. Non pensate che sono tutti impiegati le persone americane dove? A Cupertino, ma neanche persone. Oltre il 30% nel settore pubblico, oltre il 25% nella distribuzione, nell'intrattenimento, nelle receptionist, eccetera. 14% dei professionisti impiegati nei servizi all'impresa, 2/3 dei costi dei servizi locali, eppure sono impiegati nei servizi locali, trainati dagli altri. È uguale a qui? Sì, sì, è uguale a qui. Qual è l'errore che non ho fatto? Dice, ma caspita, hai generato servizi locali e quindi hai sostenuto la crescita. No. Non è la causa della crescita investire nel servizio locale, è l'effetto. Perché? Sapete perché? Perché la produttività di un fattore della produzione investito in un povero professore universitario che parla non migliora da più a 20 anni. A lezione, sì. La produttività è sempre così. Se avviene in tavola come cameriere in un ristorante, ha sempre la stessa produttività. Da oggi e 20 anni fa e fra 20 anni. Ma sì, non immaginiamo cose tanto diverse, ma sì, avranno la macchinetta, prenderanno l'ordine col tavolo, cioè, sapete che c'è della gente che faceva i conti a mano, non aveva i computer, no, molto più velocemente di quanto non si faccia sul tablet, e con una lista facevi il conto e tu stavi ancora lì e facevi il conto, no? Ve lo ricordate? I più giovani no, ma i più anziani se lo ricordano, quando andavano a fare la spesa dal tutti vendono e questo faceva la somma, diceva che fa, hai mai fatto la calcolatrice, in questi giorni direbbero, ma lo fa. Non è diversa la produttività. Pressa poco uguale. Allora non dobbiamo investire lì. Anche se l'innovazione non assorbe molto mano d'opera, determina la creazione indotta di posti di lavoro. Gli studi econometrici, non li faccio io, li ho fatti degli studiosi, come questo signore qui, se avete del tempo, la sera, leggetevi questo romanzo. Non è un romanzo, ma è una cosa molto simpatica e carina, fa capire alle singole persone e agli amministratori pubblici, a coloro che fanno parte di associazioni come la vostra, che il rapporto è una cifra. Voi create un posto di lavoro e per l'alta tecnologia, l'innovazione del capitale umano, e questo è capace di generare 5 posti del resto. Perché? E genera attrattività, perché genera necessità di servizi locali. Certo che i ristoranti arrivano,
Ma no, voi non venite qui perché arrivano i ristoranti, voi siete costretti a creare i ristoranti perché la gente arriva qui per fare altre cose, poi la gente ha bisogno dei servizi locali. E questo è migliore. Ah, ma per fare questo serve capire l'importanza dell'innovazione. Ma scusate, perdonatemi, ma pensiamo un momento, quasi ma il processo di industrializzazione dell'Italia è durante in questa zona un debatto della vostra 50 anni fa non è avvenuto così, non lavoravano tutti nelle campagne, e perché sono usciti da una terra che rappresentava la loro tradizione per andare a investire in un settore, quello artigianale, quello industriale, perché solo così c'era un incremento di produttività. E quell'incremento di produttività ha prodotto il benessere. La Cina è evoluta, non quella che noi non vediamo e che c'è e che riguarda miliardi di persone contro la Cina dei centinaia di milioni più evoluta. Si è staccata dall'agricoltura rurale, ma il governo pianifica le emissioni verso la Cina evoluta, verso l'agricoltura rurale, a seconda delle necessità, togliendo anche la libertà, vedete quello che succede, sta succedendo dopo. Ok? Coloro che sono venuti qui a fare gli artigiani, che hanno avuto questa idea, avevano tutti quanti una vocazione antica di agricoltura. Per migliorare la condizione hanno dovuto aumentare la propria produttività, passare dal primario al secondario. Scusate, prendete questa lezione come fondante, fondamentale. O aumentate la produttività del secondario con investimenti colossali, ma richiedono anni e anni e anni di continuità, o saltate verso il terziario, verso i modelli di progettazione. Dice, ma sì, ho capito, ma allora perdiamo la valutazione del territorio? No, ne scoprite una nuova. Non dovete rilanciare le sedie, dovete riprogettare un modo nuovo di farle, concentrare qui le menti che, se volete andare in quel settore, che attirano l'attrattività, che idee hanno ideazione di nuovi progetti, che vanno nel mondo a portare nuove idee, e poi lo realizzate con cosa? Beh, il tempo mi è poco, purtroppo non l'ho utilizzato. Valentina ci dirà e ci direbbe le start-up, lei è veramente una grandissima esperta, ha fatto una tesi con me che era sogno. La tesi di lei è una tesi triennale, vi posso assicurare che la potrebbe spacciare come una tesi magistrale. Ok? Ma non c'è solo quello, perché non è vero che le start-up sono sempre di successo. Dice, ma le start-up cos'è? Una roba nuova? Ma no, l'abbiamo sempre fatto. Perché l'artigiano che veniva dall'agricoltura lanciava una start-up, solo che una volta si chiamava negozio artigiano. Adesso fa più figo chiamare start-up, però c'è una differenza. E oggi per avere successo bisogna sostenerla con grandi investimenti. Ed è questa la debolezza del nostro sistema. Che mentre il passaggio dal primario al secondario all'artigianato poteva essere fatto con le risorse di famiglia, per fare quel salto tecnologico che adesso si richiede per andare verso un mondo in cui il capitale umano, l'innovazione, gli investimenti in tecnologia sono importanti, non bastano le risorse della famiglia. E qui le strutture pubbliche, il nostro modello sociale non è incline al rischio in questo. Quindi bisogna creare delle reti che consentono di realizzare questo e di selezionare le idee, perché non tutte le idee che vengono nelle start-up sono buone. Una volta, quando si lanciavano le idee artigianali, in tutto il mondo cresceva, era infinitamente più facile. Bastava avere un po' di tecnica di produzione e si riusciva a produrre. Oggi no. Oggi nel nostro mercato c'è quello che c'è negli Stati Uniti, che per loro è normale e che a noi dà fastidio. La selezione è la morte. Loro è un mercato, dovete immaginare una foresta, una prateria dove ci sono degli animali che sono dei grandi predatori che mangiano gli erbivori, e che c'è una competizione.
poi questo dà fastidio, noi vogliamo, come ho detto, che le istituzioni vivano tutte. Bene, allora dobbiamo selezionarle, però se non vogliamo farle morire, dobbiamo selezionarle sul nascere. E chi le deve selezionare? E coloro che non devono aver paura a pensare che alcune di queste start-up sono frutto di innamoramenti tecnologici sballati, che pensano di produrre delle cose che nessuno mai vorrà, o di innamoramenti culturali. Non vorrei fare riferimento a qualcosa che magari avete o non avete, ma quanti musei inutili ci sono in certi paesi dove non ci va nessuno? Ma i flussi di grande traffico non vanno lì. Se avete qualcosa di bello da far vedere, portatelo nei grandi musei del mondo, e non ve lo vedono 10.000 persone, ve lo vedono 10 milioni di persone. Capite? Allora, ci devono essere strutture con imprenditori che selezionano queste cose, strutture finanziarie che vi danno supporto per rendere possibile queste idee, perché le start-up di oggi, a differenza degli artigiani di una volta, hanno bisogno di capitali, che quelli delle famiglie non bastano, servono reti di finanziamento, di sostegno, di capitale di rischio che la struttura nostra, del nostro capitalismo, non regge. Non ce la si può fare come una volta nell'artigianato. Bisogna investire e bisogna collegarsi, sì, anche con gli amici di Montagnana che stanno un po' sulle scatole. Secondo voi Montagnana, magari è reciproco, no? Non lo so, io ho sentito parlare di questo un po' di vanità, no, eccetera, di queste cose, allora ci sono un po' dentro. Ma magari non, magari non è tanto importante che vi colleghi, che vi colleghiate con delle reti lunghe e non difensive, ma offensive. Qui vi condenso in 3 minuti un concetto, magari sul quale possiamo ritornarci. Una volta, quando si creavano dei network, li si creavano per avere maggiore ricavi per difendersi. Era la logica degli italiani: devo mantenere tutto, allora vado a cercare il partner perché sono in difficoltà, no? Ci mettiamo insieme. Se mi chiede che se ci mettiamo insieme perché qualcosa non gira, se no se ne andava avanti per conto suo. Ok? Perché lo sappiamo che i nostri network, le nostre reti di imprese, le nostre aggregazioni sono figli della fatica o della voglia di trovare, di sterminare la concorrenza. Dai, siamo due concorrenti sul paese, produciamo lo stesso prodotto, collusione, mettiamoci insieme, non facciamoci la guerra, idea contraria, vogliamo fregare il mercato, no? Tipico del trust, tipico della collusione, no? Oggi c'è l'antitrust. Al di là di questo ci si mette d'accordo ancora. Dai, tu sei un'impresa dire, ti occupi di questo, io faccio questo, siamo in due sul territorio, non ci rompiamo l'anima, andiamo. Oppure perché dovevate abbattere dei costi. Insomma, uno vince e l'altro perde. Le logiche queste, one win e l'altro perde. Uno vince e l'altro perde. Win lose è il modello. No, no, non è più il tempo di questo. Basta con questi network difensivi in cui vi dovete mettere, in cui barricate la vostra porta del campo da calcio e dite così non va più con nessuno. No, no, i network devono essere offensivi. Certo che voi potete progettare le vostre idee imprenditoriali qui, attrarre delle risorse capaci di riprogettarle, ma se la manodopera vi costa poco fuori, la fate fare fuori, ma la testa pensante c'è bene in voi. E non mollate, e non lo usate come lo sfruttamento, ma come un network offensivo da governare in cui riuscite a dare un'offerta più stabile e migliore degli altri. Non andate là perché costa poco, ma perché riuscite a stabilire un rapporto che vi consente di realizzare un prodotto più bello. È l'idea che va cambiata. Non correte in Croazia dove o in Cina dove volete per fare una cosa perché là il costo della manodopera è irrilevante, ma perché riuscite a stabilire qualcosa che porta qui le persone pensanti di più alto livello. Vi si innalza il reddito, esattamente come quando gli agricoltori cominciavano a fare gli artigiani e mettevano su loro la loro fabbrichetta di mobili o di quant'altro, incrementavate la produttività, perché a coltivare barbabietole non si riesce ad aumentarla, ok? Finché la tecnologia o la genetica cambia. E progettate, realizzate la vostra idea di arredo, qui la fate gestire dai uomini del mondo, come quelli dove hanno creato questo, sapendo che il 65% del valore aggiunto deve stare qua, non là. E là ne hanno abbastanza col 35%.
questa è la scoperta, ma per fare questo serve un metodo offensivo. Bisogna mettersi insieme non per difendersi, per rovinare la concorrenza, per proteggersi dai costi, per vincere il mercato, per presentarsi con la cravatta a posto, per vincere, per sfidare, per diventare i luoghi senza i quali non c'è quella produzione. Servono le teste che pensino, bisogna portarle qua dicendogli che la vostra casa comunale è bella, che qui possono trovare dei servizi nei quali possono trovare sviluppo, forza, coraggio. Ecco, queste iniziative sono essenziali per me, come Indola, come Sundarsha, come queste cose, per dare una, per far cambiare tutta la pelle ai territori, a fargli tirar fuori quello che possono dare. Certo, ecco perché il vostro territorio vi piace, perché voi se siete una massa di 30.000 persone, voi potete creare dei record brevi qui, ma dei network lunghi, con altri paesi e con altri luoghi dove possono avere interesse a voi, transterritoriali, transettoriali. Mettetevi insieme con persone e con soggetti che hanno una cultura complementare alla vostra e studiate il governo, la governance, i business model, in termini inglesi sembrano delle parolacce, i modelli di business, i piani, li sviluppate insieme, attraete qui le risorse. Così aumentate la produttività, perché se non aumentate la produttività del territorio, con la vecchia produttività non vivete. E come fate a fare questo? Prendete i vostri ragazzi, mandateli via con l'elastico. Perché con l'elastico? Perché poi li riportate indietro. Avete bisogno che vadano fuori, che non vedano solo urbana, montagnana, che sono bellissime cose, che si rendano conto che ci sono dei mondi dove la produttività si guadagna in un altro modo, in cui le regole sono fatte in un altro modo, perché queste cose non le possiamo raccontare noi, o io che ho 54 anni e voi che ne avete di meno, ma che non avete questa esperienza, forse nemmeno come me, del mestiere. Mandateli fuori a fare del lavoro fuori, a capire come che cosa vuol dire reinvestire, inventarsi la concorrenza, ridiscutersi, rigiocarsi, accettare la sfida, non avere paura. E fate un patto che possano tornare e che possano portare qui il seme di quelle idee belle, innovative che ci sono per il mondo. Allora, se mettete insieme queste idee belle, innovative, e il nostro territorio